In questi giorni la notizia da prima pagina, almeno da questa parte del mondo, è la primavera, è il ritorno della primavera. Sembrava tutto morto, i rami neri degli alberi però gemano, il ghiaccio si scioglie, torna la vita. I cristiani parlano di questo quando pensano alla resurrezione. La resurrezione non è che la primavera estesa agli esseri umani. E i greci antichi come si rappresentavano questa stagione di vita dopo la stagione della morte? Il più bel libro che ho letto in questi mesi è questo libro di Laura Sturma, La parola che nomina gli dèi, saggi sulla poesia e il mito, Il melangolo, 2007. In questo libro Laura Sturma mostra come il linguaggio del mito, il linguaggio della poesia sono linguaggi che ricongiungono l'anima degli esseri umani e la natura delle cose e narra in maniera molto bella un mito attraverso i quali i greci hanno cercato di raccontare la primavera. È il mito di Demetra e Persefone. Vi ricorderete forse che c'è questa signora dei campi, Demetra, alla quale è rapita la figlia dal signore dei morti, da Ade. E tanto fa questa madre che riesce a riavere con sé la figlia alcuni mesi dell'anno. La figlia dunque per un certo numero di mesi scende sottoterra, diventa la signora dei morti, e però poi per altri mesi torna, rinasce e diventa la fanciulla. Tutto questo è rappresentato dai greci in un racconto mitologico che si riassume in una cosa, nella spiga. La spiga infatti è nello stesso tempo seme e frutto, generato e generante. È il frutto della terra madre, ma insieme è anche la madre che racchiude semi, i quali a loro volta dovranno essere riconsegnati alla terra. Si vede così, in questo modo, che il mito non fa che raccontare se stesso. Il mito cioè racconta le sue stesse articolazioni semantiche, perché le azioni narrate, e cioè la separazione violenta ed il ricongiungimento, svolgono in termini di successione l'unità nella separazione e la separazione nell'unità. La prima unità, già prefigurata nella spiga, è quella della madre e della figlia. Come può una cosa essere nello stesso tempo generata e generante, madre e figlia, vergine e madre? Che il mito sia fondato sul venir meno del nome comune è confermato chiaramente dal rituale. Come è noto, i misteri eleusini culminavano in un gesto senza parola. Il comunissimo oggetto, la spiga, veniva mostrato in silenzio agli iniziati. Laura Sturma è venuta meno da qualche giorno, è scesa sottoterra,
ma come nel mito greco può rinascere, perché i libri sono oggetti che mantengono e permettono di rinascere. Laura non c'è più, Laura è morta, ma basta riaprire e leggere un suo libro e Laura è qui con noi come la primavera.